Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti se ovviamente è la vostra prima volta. Come vi dico sempre in questi casi, sono il vostro Centro Silver e anche oggi vi porto un nuovo episodio di Diablo 4. Cosa faremo in questo episodio? Ragazzi, siamo qua con il nostro esercito di non morti, come vedete, siamo al nostro 12esimo, se calcoli non mi ingannano, episodio e siamo pronti per consegnare l'icore della regina delle larve e il lotto giallo alla nostra Thaisa, appunto, che è qua che sta facendo un rituale per risvegliare un po' Donna, anche dopo la perdita del figlio, giustamente è un po' scosso, no? Vi dico che ho finalmente cambiato build, sono andato su una build di sangue e sto trovando i danni molto molto più incisivi, quindi mettiamo tutto nella pentola, nel caso cambieremo ancora build, non è un problema. Ok, parla con Thaisa alla palude fallita. Vedi i braceri? Accendili tutti. Poi ci beviamo l'infuso e aspettiamo. Non mi pare una bella roba bere un infuso così di fatto con un lotto di una palude. Che la palude chiami la tua anima e faccia fuori uscire ciò che ti corrode come veleno da una ferita. Allora, Thaisa interagisce, vediamo. Lo farò. Non preoccuparti. Padre. Bjorn? Figlio mio. Com'è possibile? Figlio mio. Per favore, torna da me. Torna. Non dovevo lasciarti andare. Avrei dovuto impedirtelo. Tenerti con me a Eldheim. Perché mi hai fatto andare? Non lo so. Lo sguardo che avevi mi sembravi pronto. Dovevi andare. È vero. E anche adesso. Fermati. Non... Padre, sono pronto. Cosa? Un portale? Mefisto? Mefisto ci invita. Proprio ora per giunta. Ci invita ad entrare. Non ti avevo avvertito che gli Oradrim ti avrebbero solo intralciato. Beh, non proprio Mefisto. Guardali. Così consumati dalle emozioni, da dimenticare ciò che conta davvero. È Lilith la vera minaccia, non Elias.
so perché lei ti atterrisce così. Il mio fato è legato al tuo. Se lei mi divora, Sanctuarium è perduta. Ma hai ancora modo di fermarla. E se aprissi un portale per farti uscire da questa palude? Lascia che ci pensino gli Oradrim a Elias. È un loro peccato. Tu e io possiamo collaborare per fermare Lilith. So chi sono i miei veri alleati, i miei amici. Riportami da loro. Il giorno della resa dei conti si avvicina e i tuoi veri amici saranno rivelati. Ora prendi il portale per tornare dai tuoi alleati. Se Lilith vincerà, potrai incolpare solo te stesso. Gli Oradrim sono gli unici che cercano di fermare Lilith. Non farei troppo affidamento su Inarius, se ti riferisci a lui. L'angelo è stato mio prigioniero. Ho visto il suo vero volto. Lui e Lilith non sono così diversi come credi. In che senso Inarius e Lilith non sono così tanto diversi? L'angelo era già pregno d'odio quando divenne mio prigioniero. Io ho solo affinato la sua rabbia. Quando fuggì nel vostro mondo, la portò con sé. Ok, penso che abbiamo chiesto tutto a Mefisto. E ora possiamo, guarda, questa è una statua di Mefisto, questa che c'è qua dietro, in teoria. Allora, possiamo prendere il portale e uscire. Allora, missione compiuta, la gabbia del dolore, ecco qui. E adesso andiamo a parlare con Thais. Come sta? Non lo so ancora. Ha vagato per ore prima che gli effetti dell'infuso svanissero. Un lungo viaggio attraverso la palude è più gratificante di uno breve. Il tuo è stato ancora più lungo. Hai affrontato i tuoi demoni interiori come l'Oradrim. Sì. Speriamo per l'ultima volta. Ok, parliamo con Donan. Iniziamo. Mescola il mercurio nel pentolone. Allora, mescola il mercurio. E il fuoco. Gira la ruota due volte, né più né meno. Ora trita lo zolfo, con cura. Ok, parliamo con Don. Suolo. Cha, Chiliu, Chilin. Solfo. Attenzione. Stai indietro. Cha, Chiliu, Kigunchu. Cha. Oh!
È stato così facile. Non immagini il costo di una cosa del genere. Non sai cosa si deve affrontare, superare, per eseguire questo tipo di magia. Forse no, ma comunque... Basta. È fatta. Non indugiamo. Sì. Il forte di Zakharum ci attende. È ora di farla finita. Ok, allora, gente. Abbiamo fatto la missione un passo avanti, come vedete. Quindi... E adesso vediamo che cosa ci riserva l'atto 5. Allora, segreti scambiati, destini venduti. Ecco qua. Quindi dobbiamo recarci molto a sud, quindi la nostra partenza migliore sarà le rovine della fortezza di Rakan, per raggiungere Lorath e Nyrel in questa nuova parte della nostra missione. Perfetto, chiamiamo il nostro cavallo. Qui, come vedete, vi sono praticamente Thaissa e il nostro amico Donan. Quindi per adesso dobbiamo andare fuori e proseguire in questa direzione. Come sapete, chiamerò la mappa più volte per essere sicuro, ma è praticamente quasi tutta dritta. Possiamo anche fare un tentativo senza problema alcuno. C'è uno scatto. Ok. E passiamo di qua. Ed eccoci arrivati. Trova Lorath e Nyrel. Lasciamo i nostri non morti, i vari nemici. Seguiamo lì. Guardiamoci bene attorno. Allora, dove potrebbero muoversi? Allora, tenere. Adesso che luogo terribile per perseguire la conoscenza. Deve aver pensato di non avere scelta. Proprio come salve Lorath, hai trovato Timue? Finalmente un altro paio d'occhi. Non abbiamo avuto successo nella ricerca di Timue. Mi pare giusto, aspettava noi, no, per farci fare il lavoro sporco. Mi pare giusto. Allora, gente, abbiamo Lorath e Nyrel che ci seguono, quindi ci aiuteranno in battaglia, speriamo. Anche se con la nuova build siamo abbastanza performanti, non vorrei esagerare, ma... Anche Elias conoscesse Thaissa da prima che andasse al suo palazzo? Non lo so, Nyrel. Che cos'è che sai? Molte cose che vorrei non sapere. Qua. E proviamo di qui. Qui abbiamo un forziere, come vedete.
Continuiamo a girare nella zona, come vedete. Qui abbiamo anche un altare di Lilith, gente. Non so se avete visto, quindi vediamo di andarlo a prendere. Ok. Obbri mormoranti più C. Avete visto dov'è il forziere? Forse, scusate, l'altare di Lilith. Quindi qua si esce in un'altra zona, potrebbe essere qui l'altro nostro. Proviamo a scendere. Dai. Passiamo di qua, perché comunque quella zona lì con Tugurio di Timue, che sia questo? Non finché sono in città. Lorat, il rituale di Donan è fallito, la pietra dell'anima è stata danneggiata, ma lui l'ha riparata. Non ho mai dubitato della sua abilità con la pietra, è il suo stato mentale a preoccuparmi. Gli servirà il mio aiuto per la prossima volta. Ok, possiamo entrare. Ecco qua. Solo due tipi di persone vengono a cercare la vecchia Timue. Coloro che fuggono dai guai e coloro che gli corrono incontro. Tu a quale categoria appartieni? Allora, stiamo dando la caccia a un uomo chiamato Elias. Mai sentito. Crediamo che Elias abbia stretto un patto con la palude per l'immortalità. Thaisa ha detto che puoi aiutarci. Thaisa? Solo lei può essere tanto insensibile da mandare una bambina a morire qua giù. Non abbiamo intenzione di morire. Uno di voi morirà. Finisce sempre così. Tornate indietro. Non mi sporcherò le mani col sangue di una bambina. Ho visto mia madre posseduta da Lilith. La follia l'ha annientata. Non sono più una bambina. E va bene. Se questo Elias ha stretto un patto, sarà con l'albero dei sussurri. Dei tanti sentieri per arrivarci. Il più vicino è a Ingovani. C'è un incenso sacro nel tempio laggiù. Recuperatelo e inizierete il percorso per l'albero. Vai a Ingovani. Io e Neo cercheremo. Abbiamo compiuto la prima parte di carne corrotta. Thaisa ha detto che hai stretto un patto con la palude per avere una lunga vita. Sì. Mi ero infettata con il veleno della palude. E la paura mi ha spinto a stringere un patto con l'albero. Così adesso, in cambio della conoscenza che gli offro, l'albero mi tiene a un passo dalla fossa. Vorrei che mi lasciasse andare. Ma un patto non può essere infranto. Thaisa, come ti conosce? Una volta era proprio come voi, qui, nel mio capanno, a chiedermi di indicarle la via. E voi farete proprio come lei. Ottenute le vostre risposte, non vi volterete più indietro. Perché questo tempio è così importante? La palude si annida tra le radici dell'albero dei sussurri. È così che comincia ogni percorso. Il tempio a Ingovani si erge su una radice, ma non è più o meno importante di qualsiasi altra. Ok, allora possiamo andare. Vediamo dove dobbiamo andare. La zona, ragazzi, è gigantesca di ricerca, quindi prendiamo il cavallo e passiamo oltre così, perché veramente ne avremo da fare. Allora saliamo.
essere, non andiamo verso il centro, ci spingiamo verso il centro, ma può giustamente essere ovunque. Questa ciò che dobbiamo fare. Qui abbiamo anche un evento, come vedete, non che mi interessi fare un momento registro. Ha bisogno di tempo per ricaricarsi. Allora, qua ci sono questi quittisti, non ce ne frega molto. Ha bisogno di tempo per ricaricarsi. Allora, facciamo un po' i bordi della mappa. Ma proviamo di qua. Sull'interno. Ci prendiamo anche dei forzieri. Non è qui. Proviamo il bordo qua. Vediamo se si trova qui l'oggetto della nostra ricerca. Trovo il borgo di Ingorvani. Qui abbiamo un altro evento. Il borgo può essere ovunque, veramente l'area è enorme come l'hanno gestita. Non posso ancora farlo. Approfittiamo del fatto che siamo in forma di tempesta, per fare un po' di morte. Mi serve più tempo. Allora, ecco qua, il borgo deve essere da queste parti. Vedete che si è rimpicciolita la zona. Un altro altare di lì, la forza aumentata. Non che sia la statistica che mi interessa di più con questo personaggio, ma... ragazzi, un goblin predone. Non posso ancora farlo. Ragazzi, andrà il goblin predone, non seguirei in altre situazioni. Ma non è questa la situazione che intendo inseguirlo durante un video, anche perché sono molto più difficili da battere che in Diablo 3 goblin predone qua. Però ovviamente ricompense, sono contento di averne fatto vedere una, ricompensa possono essere veramente molto molto interessanti. Qui ci hanno abbastanza bloccato, ma vediamo di avanzare appena ove sarà possibile. Allora, Ingorvani. La porta reca l'immagine di un serpente. Gli mancano gli occhi. Forse riportarglieli è il segreto per aprire la via. Allora, chiamiamo il nostro cavallino. Per entrare in Ingorvani dobbiamo riportare gli occhi del serpente allo stato. Andiamo verso nord. Allora, prima... allora, questa parte è tutta zone enormi di ricerca. Sembra quasi che per voler dare longevità al gioco stesso abbiano creato zone pantagrueliche, potremmo dire, per obbligarci a cercare finché. La zona è veramente enorme, davvero davvero enorme. Non siamo più nella zona di ricerca. Fatemi capire come mai ha fatto questa cosa, che non siamo più nella zona di ricerca. Allora, uccidi i serpenti, trova l'occhio destro. Forse dobbiamo solo uccidere i serpenti nella zona. O forse dobbiamo andare a nord per capire che quella zona non ci avrebbe dato nulla. E adesso dobbiamo rifare la spoletta e scendere. Ripeto, mi sembra tanto una cosa per dare il gioco. Adesso scendiamo. Mi serve più tempo.
Posso ancora farlo. Siamo proprio un culto del serpente questo. Ok. Riporta occhio destro. Non indugiamo, non perdiamo ulteriore tempo, cerchiamo di andare abbastanza in velocità. Abbiamo visto anche dove si trova uno degli altari di Lilith, quindi ok, solamente uno, però l'altro occhio andiamo a nord. Avete visto che c'è scritto uccidi serpenti, abbiamo trovati a nord. Cosa ti è successo? Gli abitanti del villaggio, quegli stolti, non ci hanno ascoltato quando abbiamo chiesto le gemme per aprire il tempio. La morte li ha colti, così fanno le cose. Ma sento ancora i loro avvertimenti. Ora quattro di noi sono morti e io sarò il prossimo. Ecco, l'occhio sinistro l'abbiamo ottenuto. Una missione un po' stramba, come l'abbiamo gestita, ma l'importante è che ci abbiamo fatto trovare ciò che ci serve. E adesso vediamo di procedere. In questo comunque ci dà a trattare di essere un luogo bello maledetto, quindi obbligo dell'occhio sinistro. Ti apri adesso? Sì. Tutta questa zona potrebbe benissimo essere un dungeon. Mi dà l'idea che possa essere un dungeon. Passiamoci. Siamo in questi cunicoli. E qua, guardate questo altare con una specie di libera. Scendiamo. Qua però è un serpentone vero, vedete questo qua che si sposta e lì c'è un'altra stampa di serpente. Secondo me qua ci sarà un serpentone di quelli notevoli. Vedete che anche qui ci sono, c'è questo corpo di serpente che si sposta, mi fa capire che è vero che seguiamo.
posso ancora farlo. Allora, facciamo lì, sappiamo che i nostri maghi vanno controllati. Ogni paio d'anni ospitiamo i migranti intenzionati a unirsi al nostro insediamento. E ogni paio d'anni devo predicare le leggi della palude. Nella palude ogni cosa va guadagnata. Qua, no. Nulla è gratuito. Non esistono regali né favori. E al nostro Dio paghiamo il tributo finale. Allora, passiamo di qua. Perfetto, uccidimi gli occultisti, abbiamo fatto anche in diretta uno dei trofei. Allora, proviamo a passare di qua. Non posso ancora farlo. Intanto esploro un po' la zona, vediamo come la va. Qua no, perché scoppia. Vediamo se si ricollegano le varie zone. Penso di sì, eh. Quindi questo deve essere l'ingresso di un villaggio, non è una caverna. Gente tanto tranquilla quella del villaggio, da quello che vediamo. Mi serve più tempo. Ok, stiamo andando sempre più in alto. Non so se stiamo, come sapete, siamo in blind run, per chi avesse visto solo questo episodio non lo sa, quindi stiamo... La tua vita è già al massimo. Di solito quando c'è la fonte curativa vuol dire che siamo vicini al boss della zona. A tutte ste uova. Dovrebbe essere questo. E ce lo danno così facile, scatola dice. Io è arrivata la scelta. Serve più tempo. Con il boss che stiamo andando abbastanza bene. Non posso ancora farlo. Direi che abbiamo gestito benissimo il boss rispetto alla fatica che facevo con la vecchia build. Incenso mistico. Perfetto. E troviamo una corda che ci fa uscire veloci all'esterno. Ecco qua Lord. Secondo te perché Elias cercava l'immortalità? Il rituale per evocare Lilith sarebbe stato massacrante. Forse aveva paura di non sopravvivere. E si sarà aspettato di farsi dei nemici lungo la strada. Ha senso. Adesso credo di avere tutto il necessario. Bene, hai trovato l'incenso. Lo terrò al sicuro. Mentre eri via abbiamo fatto amicizia con Timue. Beh, Lorat più che altro. Ci sa fare con le donne anziane. Ah, hai capito. Dice che c'è un altare. L'incenso serve a quello. Non è lontano da qui. Allora, abbiamo fatto un altro... parte della nostra missione, siamo quasi passati di livello, quindi vediamo, dobbiamo andare a nord fino a questo punto, oltre l'altra statua di Lilith che abbiamo scoperto. Quindi siamo quasi a livello 54.
È lunga, gente, salire di livello è lunghissima, veramente. Non oso immaginare più avanti che cosa dovremo fare. Mi serve più tempo. Per fare esperienza necessaria. Comunque, passiamo di qua. Ma perché Iraer credeva che gli Oradrim non fossero una soluzione? Non lo siamo mai stati, siamo... Al mondo servono difensori. Che cosa facciamo adesso? L'incenso dovrebbe mostrarci un percorso per l'albero. Non so di che tipo, però. Credo che il momento per le domande, Neyrel, sia passato. Ok, parliamo. Ah, ok, dobbiamo seguire Lorat, non parlarci. Ma come corrono, eh? Mannaggia loro. Dannazione. Devono averci fiutato. Che sia questo, Ettore? Quando sei pronto, accendi l'incenso. E adesso? Attendiamo che si mostri la via. Avanti. Sveglia. Credo abbia funzionato. Ok, siamo passati di livello. Abbiamo perso i sensi. Non saprei, ma... vedo qualcosa. Allora, prima di parlare con Neyrel, fatemi dare un'altra botta di più 5 in volontà. Ed ora, ecco qui, vedete, la nostra abilità del più 20% di danni, la vita massima più 4, e 10% se i requisiti vengono rispettati, è stata attivata. Quindi, ora andiamo avanti. Ah, è arrivato il serpente, avete visto? Lo vedi anche tu? La creatura è magnifica. Vedo il mio riflesso sulle squame. Le percorro come un sentiero nella palude. Il serpente è il sentiero. Il serpente? Ma di che stai parlando? Non lo vedi? No, solo una coltre di fumo. Oh. Quindi lo vediamo solamente noi e Neyrel, il serpente. Vedete che... Ah, questa è proprio una zona che non esiste. Il sentiero serpeggiante è solamente disponibile durante questa missione. Credo. Potremmo andare avanti di qui e andare a vedere cosa c'è di qua. Magari un altare di Lilith. Vedete qua.
poi ci obbliga a tornare indietro, giustamente. Quindi uno dice, no, vabbè, dobbiamo andare per forza nella direzione del serpente. Adesso proviamo ad esplorare un po'. Anche qui vedete che riappare il serpente e qua ci blocca la strada. Quindi bene o male abbiamo il percorso preimpostato. Qui abbiamo una fonte curativa. Per tutti i diavoli, ora vedo il serpente. Cosa ti mostrano le scaglie? Un cervo in trappola. Lo vedi solo te, il cervo in trappola. Dobbiamo capire come avanzare. C'è un'apertura sotto il serpente, grande a sufficienza per passarci. Credo voglia farmici entrare. Non essere ridicola. Dobbiamo seguire il sentiero. Ok, noi dobbiamo combattere ancora un attimino. Quel serpente ci sta aiutando o ci ha intrappolati? Bella domanda, Loret. No, aspettate che raccogliamo tutto. E Nirel ci sta chiamando. Di qui? No, molto probabilmente dobbiamo passare su. No, ecco qua, qua c'è un passaggio. Che ci ha parlato in serpentese, appunto. Qualcosa non va? Lo sentite anche voi? La palude ci sta guardando. Ci sussurra. È l'incenso. Ci gioca a brutti scherzi, è solo un'illusione. Lui ci sente come ci senti tu, viandante. Il vecchio è pieno di segreti come il nostro ladro, Elias. Stesso risma. Forse è ciò che ci serve. Se, a meno che anche le stesse fiamme non siano un indizio da seguire, eh? Come vedete stiamo andando veramente a naso. Ecco qui, qui abbiamo ancora spire del serpente. Non vedo più il serpente, ma sento che mi chiama. Più avanti. Qui ci sono ancora le spire. Ora, nei re veniva chiamato dal serpente qua. Meno che non sia lei che... Ho le borse piene. Allora, non ho più spazio per nulla. Vabbè, andiamo avanti fino alla fine del video, non raccolgo più niente. Anche perché al momento, bene o male... proprio non trovi dei leggendari o altro. Eccolo. Che hai trovato nei re?
giusti, eh. Come vi ho detto, in questo punto del gioco hanno deciso di cominciare a mettere delle armi veramente enormi e gigantesche di ricerca, soprattutto. Non posso portare altro. Saliamo di qua. Ci siamo già passati, lei aveva gridato eccolo in un altro punto. Però come vedete è veramente gigantesca la zona, quindi abbiamo ancora un po' di minuti di registrazione. Ecco qui, qui abbiamo stavolta i serpenti. Non c'è altro modo per passare di qua. Allora andiamo là. Loro sono fermati qui. Il lato ferito. Possiamo colpirlo? Ma guarda! Crudeli, insolenti! Quanti Oradrim spietati penzolano dai nostri rami. Non abbastanza. Non possiamo risalire di qua, tutto bloccato. La strada è quella. Aiutami a spostare quegli alberi morti. La fortuna che ogni tanto abbiamo qualche aiuto, perché sennò... serpente, come vedete. Vediamo se abbiamo un passaggio da questo lato, ma dubito. Da qui torniamo indietro e basta. Abbiamo un indizio da questo lato. Ci sta di nuovo sbarrando il passaggio. Occhi aperti. A fare questo. Scordati il serpente, uccidi queste cose prima che uccidano noi. Beh, ha senso, uccidi prima che uccidano noi. Uccidi tutti i nemici. Che non sembra di non farsi ricordi, eh. Forse ancora un nemico giù. Molti giungono in cerca di risposte, tanti falliscono. Perirai come queste anime, con le domande ancora tra le labbra. Silenzio, silenzio. Non siete reali. Un vecchio ubriacone che giudica cos'è reale. Noi siamo reali. Guardate, si muove. Palude. Okay. Hanno un costo da pagare. La domanda è quanto dovremo ancora spingerci. In cambio della conoscenza. Oh, il lamento della palude, missione compiuta. Ce l'abbiamo fatta. So che hai sentito le voci quella volta. Chi erano? Non lo so, qui non c'è da fidarsi di nulla. Ma dobbiamo proseguire. Allora, qui abbiamo un'altra zona bella grossa. Qui siamo ancora dentro. Non posso portare altro. Vedete. Continuiamo a salire. Saliamo proprio sul corpo del serpente, sembra. Nerei.
aspettiamo che raggiunga anche lei. Possiamo parlare con lei? No, dobbiamo solo seguire. Ma quello è... l'albero dei sussurri. L'albero dei sussurri. Quello che stavamo cercando. Interagisci? Perché siete qui? Cerchiamo un uomo di nome Elias. Elias, un tipo sfuggente. È in debito con l'albero. Traffica in pensieri. Un consiglio in cambio di una testa. È il primo di noi a sottrarsi al pagamento. Potete dirci quello che gli avete detto? Se riuscissimo a fermarlo una volta per tutte, l'albero potrebbe riscuotere. Cercava un modo per evocare Lilith, ma lungo la via si è fermato. In un posto che va oltre lo sguardo dell'albero. Questo spiegherebbe la sua robustezza. Ho quasi perso il conto di quante volte l'abbiamo ucciso. Per questo Thaisa ha fallito così miseramente nel reclamare la sua testa. Il posto in cui si è fermato Elias. Come ci arriviamo? Cercate una bara oltre i relitti. Vi porterà dove dovete andare. Scoprite i segreti di quel posto. Perché l'albero non li conosce. Allora, parlo con Lord. Ora dove andiamo? Se ci sono relitti, saranno sulla costa orientale. Ci andremo subito, incontriamoci lì quando vuoi. Ok. Missione compiuta, il lento cuore pulsante. Quindi adesso siamo qui all'albero dei sussurri e dobbiamo raggiungere, come vedete, l'Orath in questa zona. Allora, ciò che faremo sarà muoverci di qua, andiamo a sbloccarci crocevia, vedete che c'è un crocevia in questa zona, perfetto. Ecco qua, albero dei sussurri, penso che sia molto utile perché ho sentito parlare di questo luogo anche per l'endgame. E io vi chiedo, come sempre, visto che siamo alla fine delle nostre manciate di minuti di registrazione, se questo video vi è piaciuto, di lasciare un pollice su per supportarlo qua su YouTube. Ma cosa più importante, se volete sapere come continuerà Diablo con il prossimo episodio, che sarà il 13°, vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, attivate il campanello in alto a destra, come vi chiedo sempre, e in questo modo sarete aggiornati tramite notifica quando metto online qualcosa di nuovo. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie ancora una volta a tutti di aver visto questo di video.